con Gian Piero in Grassia abbiamo il piacere di avere con noi una Giulia Ottonello. Io mi ricordo una Giulia timida, mi ricordo tanto tanto tempo fa, con una voce pazzesca che arrivava da Amici. E adesso sei nei più grandi musical, è una bella soddisfazione. Molto. Quanti anni sono passati, Giulia? Beh, io ho iniziato questo percorso intorno ai 17-18 anni, quando ho fatto Amici, parliamo dell'edizione televisiva 2002-2003. Mamma mia quanto. E oggi siamo nel 2016. Cioè, sembra ancora una bimba. Beh, insomma, poi adesso particolarmente incerata perché ho tutta la base, senza trucco, solamente base, quindi fa un po' effetto, mi sa, visto da fuori. Sembra un po' caspo, come dire. Una grande Sally Ball sul palco. Com'è la tua Sally? Com'è la mia Sally? È Sally Balls con tutte quelle che sono... Le varie visioni che si sono, diciamo, prese dal romanzo di Hirschwood di Oberlino, e in questa nuovissima edizione, terza edizione di questo musical cabaret che ha voluto dare Saverio Marconi. E Sally Bowles è una persona piena di sogni, di speranze, di energia, è una donna molto vulcanica, dinamica, pazzerella, molto egocentrica, con grandi sbalzi d'umore, e la sua leggerezza e la sua voglia di arrivare copre molto, o tenta di celare delle sue insicurezze, dei suoi timori, delle sue paure. Insomma, laddove non arriva questa vita molto variopinta, arriverà poi il momento storico. Hanno fatto la scelta di porti a livello fisico in modo molto diverso dalle versioni precedenti. Quindi che tipo di Sally abbiamo sul palco? È una Sally molto essenziale che in realtà va a rappresentare abbastanza, diciamo, in modo molto reale quello che era il periodo storico dell'epoca. Quindi la decadenza che si vuole far arrivare da tutto quello che è stato l'allestimento, la decadenza, l'essenzialità, la semplicità, anche la cosa di rendere tutto molto più nudo, più crudo, e lasciare proprio protagonisti assoluti la storia dell'epoca e a tutte queste varie relazioni, tutte queste vite che si intrecciano in questo periodo storico, in mezzo al Kit Kat Club, dove troviamo il fantastico Gian Piero in Grassia, con un sacco di ballerini veramente molto molto disponibili, e tra questo alternarsi di spettacolo e dramma che c'è un po' fuori e dentro, ma anche qualcosa. Secondo te qual è il messaggio che si vuole lasciare con questo spettacolo? Di aprire gli occhi e di capire quello che ci succede intorno, sia nella nostra vita, nell'essere sempre più consapevoli e presenti in quello che accade nelle nostre vite, nelle nostre esistenze, ma anche quindi di conseguenza in quello che avviene intorno a noi nel periodo storico, quindi nel mondo, a partire dal micro nostro mondo, arrivare al macro mondo, che è quello proprio globale, seguendo anche gli avvenimenti a noi, cercando di capire, spesso non so se dire da che parte stare, ma comunque almeno capire che cosa sta accadendo. Giulia, io ti ringrazio, ti lascio grazie andare a preparare perché so che hai da sistemare un attimo lo spettacolo, fare un po' di restauro. Grazie tante, Giulia. Grazie a voi, grazie mille. Ciao.